CP Company nasce nel 1971 con un altro nome, si chiamava Chester Perry. Il nome viene da un fumetto, la fabbrica in cui lavora Bristol, che è appunto il protagonista di questo fumetto da cui viene il nome. Però pochi anni più tardi, per problemi legali, fondamentalmente citati da Fred Perry e Chester Berry congiuntamente, Massimo dovette cambiare il nome, per cui tenne le iniziali di Chester Perry CP e da lì nacque CP Company nel 1978. Massimo Osti da subito vuole creare un aspetto completamente diverso, è molto affascinato dagli abiti usati, gli abiti che mostrano in qualche modo i segni della storia che hanno vissuto e di chi li ha portati. E in questo senso l'invenzione del tinto capo, l'adozione comunque del tinto capo a livello industriale è stata veramente la chiave di volta, è stato quello che ha permesso di dare questo look vissuto che era assolutamente di rottura al tempo. La ricerca di questo effetto vissuto e la volontà di creare qualcosa di nuovo era talmente forte che uno dei primi dipendenti della CP Company è stato un chimico, che è una cosa piuttosto insolita per un marchio di abbigliamento. È stato assunto un chimico ed è stato costruito un laboratorio in azienda per permettere di sperimentare il grande fascino che l'abbigliamento da lavoro e militare esercitava su mio padre. E il fascino era dovuto al fatto che, per le sue stesse parole, lui diceva sempre: in questo abbigliamento non c'è spazio per nulla che non sia lì per un motivo. Tutto è funzionale. In particolare, mio padre trova all'inizio degli anni Ottanta un cappuccio della difesa civile giapponese che ha due lenti cucite nel collo. Rimane molto colpito e si attiva subito per creare un capo con simili caratteristiche e nasce nel 1987 l'Explorer Jacket. L'anno successivo, nel 1988, ha l'opportunità di sponsorizzare la Mille Miglia, corsa d'auto d'epoca, di cui lui è molto affascinato perché ha un'auto d'epoca anche lui, eccetera, e decide di disegnare un capo funzionale per i piloti della Mille Miglia. E quindi fa un'evoluzione dell'Explorer Jacket che diventa la iconica Goggle Jacket o la Mille Jacket. Nel 2001 vengo chiamato a disegnare la collezione di CP Company e arrivo dopo due grandi stilisti che sono Romeo Gigli e Moreno Ferrari. Moreno Ferrari aveva lavorato più sui trasformabili, quindi come poter trasformare i capi, Romeo Gigli molto più sulla collezione donna. Quello che avevo pensato immediatamente è di riprendere la Mille Miglia come capo iconico e cercare di trasformarlo, come nella mia prima collezione, aggiungere un dettaglio estremamente tecnico come la vulcanizzazione che permetteva la completa impermeabilità del capo, nel cappuccio ovviamente, e l'integrazione delle Google. Subito dopo è stata fatta l'interpretazione con questo nuovo materiale, che era un fustagno trattato che poteva essere riprendere come fosse pelle, e come invece modellatura utilizzare una biker jacket e trasformarla in una Google jacket, anche per andare incontro al mondo della moto, come poteva essere interpretato in maniera completamente diversa nella versione invernale con il montone e un materiale di cotone nylon. Nel 2005 invece completamente rinnovato il processo perché viene introdotto il tinto terra e questa è la prima Mille Miglia tinto terra, quindi il capo iconico con un nuovissimo trattamento. Da questo trattamento era sviluppato anche su altri capi in altri materiali come la 50 fili, in questo caso potete vedere un inizio di recolor, quindi un capo tinto e poi ritinto con tinto terra, in questo caso terra di Siena, perché il tinto terra parte e viene costruito soltanto tramite le terre autentiche, che era nero germanico, quindi la terra della foresta nera, la terra di Siena, rosso Pompei e verde bretonico, credo, quindi che veniva dalla Bretagna. E questa invece è sempre la Mille Miglia corta fatta tinto terra sul poliestere. Nello sviluppo di quegli anni, ho fatto quasi 10 anni di collezione, si è pensato anche di dare un'interpretazione diversa sul tinto pezza, non soltanto sul tinto capo. E su questo è stato fatto il Dynafil, questo nylon d'alta tenacità, e su questo è stato sviluppato praticamente tutti i capi iconici di CP Company. Questa è sempre la Mille Miglia corta, 500 miglia,
che abbiamo già visto nei primi capi, l'Explorer che è altro capo iconico di CP, e due interpretazioni invece completamente diverse. Lui è stato rinnovato gli occhiali, sempre però fatti da Baruffaldi, come sono stati i primissimi capi fatti. Questo è un occhiale staccabile che può diventare un occhiale a sé stante, ma con la grande lente di CP per l'orologio. Questa è una versione invernale, mentre questa è lo stesso capo, ma con il collo della 1000 miglia, tasca 1000 miglia, grande lente, e dietro abbiamo l'occhiale che può diventare un normalissimo occhiale di uso. Io e Sandro nel 2012 prendiamo in mano di nuovo la linea CP. I tempi sono cambiati in maniera molto molto radicale. C'è in atto un grande revival del sportswear, un grande interesse negli anni 80-90. C'è un grande influenza dell'active sport, e ci ricordiamo che stiamo parlando con un pubblico molto molto più giovane, un pubblico che riscopre CP Company per la prima volta. Questo pubblico qui, anche dietro questa ondata del mondo attivo, chiede una serie di colori, un'altra gamma di colori. I neutri tradizionali di CP non vanno più bene per questo audience, e insieme con questo interesse dei colori c'è l'interesse di come viene applicato il colore, e da lì in maniera molto molto naturale si prende l'idea dei colori del tinto terra, e viene integrata una serie di colori molto più forti che chiedono un altro gruppo di pigmenti, e questo sistema di un colore sopra l'altra è la nascita del processo recolor. Un'altra cosa che ci accorgiamo prendendo in mano CP Company è che ormai la 1000 miglia è diventato il giubbotto icona della linea, insieme con i suoi occhiali nel cappuccio. Ma portare avanti questa specie di questo marchio di fabbrica, questo riconoscimento di CP soltanto con gli occhiali diventa molto difficile. Vuol dire che ogni singolo capo bisogna mettere sopra un cappuccio. Quindi da lì si torna alla 1000 miglia originale con il suo watch viewer iconico, prendiamo quello e credo nel 2013 lo montiamo per la prima volta sulla tasca di un bomber, di un MA1, e da lì si capisce quasi subito che questo sarà il simbolo di riconoscimento della linea, e viene portato avanti il watch viewer in maniera più piccola su una gran parte dei capi.